Bacigalupo Vasto Marina ospita l'Aquila per un match senza esclusione di colpi. La squadra di casa va a caccia di risposte positive sia dal punto di vista del risultato che del gioco, dopo la debacle di Francavilla. Gli ospiti invece vogliono chiudere nel migliore dei modi una settimana da sogno, che li ha visti scavalcare la Torrese al terzo posto con un netto 5-1 e festeggiare la Coppa Italia d'Eccellenza Abruzzo contro il San Buceto. Il match parte forte con un'occasione per parte. Cross dalla destra, Sciba in corner dal centro dell'area ma non trova la porta. Risponde Fieroni che va qualche centimetro al vantaggio. Il numero 9 si accentra, il tiro a giro di destro sfiora il palo. Il Bacigalupo Vasto Marina cresce, corner di Devizia. Filippo Santone non tiene bassa la sfera. Direttamente da corner arriva anche la palla con l'Aquilana. Corner battuto da Loviso, confusione in area. Arriva da dietro d'Ercole con tanta potenza ma zero precisione. Sul finire del primo tempo, angolo battuto dal solito Loviso a cercare Sciba, che alleggerisce tra le braccia di Cuomo. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo al secondo tempo. Dopo 4 minuti, D'Ercole dalla destra confeziona per la zampata di Sciba, che non c'entra il bersaglio. Dall'altra parte Iarocci prova a beffare De Chirico, da centrocampo. Il pallone non si abbassa. Tra il 22esimo e il 23esimo, l'Aquila va a segno per ben due volte. Saurino entra e la sblocca, con l'aiuto dell'errore di Gennaro Cuomo, che non blocca il primo tentativo del numero 11. Neanche un giro di lancette e Di Ruocco scappa sulla sinistra e assiste con un cross preciso al millimetro la testa di Sciba, che stavolta non lascia scampo a Cuomo. Doccia gelata per il Bacigalupo, che rischia di subire il tris al 32esimo quando Saurino colpisce alla perfezione sul lancio dalle retrovie. Il palo salva i padroni di casa. Gli ospiti non la chiudono e la formazione di Mister Borrelli la riapre. Traversone dalla destra, Letto ne approfitta e mette alle spalle di De Chirico. Al 44esimo la chiude definitivamente l'Aquila, con una conclusione precisa all'angolo basso di Carbonelli. Nel finale c'è tempo per la traversa di Iarocci, che sfrutta una punizione dalla tre quarti. Finisce così, l'Aquila batte Bacigalupo Vasto Marina 3-1. Mister, tutto sommato, può essere soddisfatto di come la squadra ha interpretato questa partita? Sì, c'è grande soddisfazione, anche se poi alla fine c'è anche tanta amarezza. Però sotto il profilo dell'autostima questa gara ci deve dare appunto forza, ci deve far, come dire, pensare positivo e comunque ripartire già da martedì a preparare la gara di domenica prossima. Che l'Aquila sia grossa squadra non lo devo dire io, lo dicono i numeri, lo dicono le gare, quindi alla fine... Ecco, c'è tanta amarezza perché sostanzialmente vuoi anche per il risultato, vuoi per come la gara è andata, vuoi per gli episodi, appunto ci hanno punito tantissimo gli episodi, però niente, il calcio è fatto anche di queste cose, pensiamo al futuro in maniera, come dire, tenace e viva. Sì, devo dire che onestamente non è che ci dobbiamo nascondere, oggi siamo stati in grossa difficoltà. Faccio i complimenti al Vasto Marina, però devo dire che poi alla lunga siamo usciti. Non è assolutamente l'atteggiamento giusto quello del primo tempo, continuiamo a lavorare, però dobbiamo dare merito anche a chi ci stava contro, perché non è che giochiamo da soli, insomma. È la terza partita in una settimana, terza partita in cui sono state tre finali, quindi non è semplice. Avevo chiesto ai ragazzi di stare calmi, tranquilli, perché prima o poi ci credevamo e prima o poi il risultato sarebbe venuto, e così è stato, insomma.